Ciao, benvenuti. Venite, venite che vi racconto tutto. Sono Nicola Martinenghi, ho 24 anni e ahimè sono nuotatore. Dico ahimè perché effettivamente lo sappiamo noi sportivi, noi nuotatori anche, che il nuoto è uno sport che chiede tanti sacrifici, tanta fatica. Io personalmente non mi ritengo il più appassionato del nuoto. Io dico sempre che la mia passione è fomentata dal risultato, dal raggiungimento del risultato e dalla voglia di raggiungere uno ancora più grosso. Quindi questo è quello che mi tiene vivo nel mio sport. Ovviamente non è uno sport che spicca per divertimento, quindi basta solo pensare che non si può dire vado a giocare a nuoto, no? Il nuoto ha sempre fatto parte comunque della mia vita, lo fa tuttora, mi condiziona ogni giornata, nel senso che mi alleno 2-3 volte al giorno, quindi tutto gira attorno al nuoto. Gira attorno al nuoto anche il fatto comunque che sono cresciuto molto precocemente, perché a 13 anni ero già fuori casa, giravo un po' per il mondo, e questa cosa è una cosa che mi porto dietro negli anni, forse si è amplificata adesso che ho raggiunto qualche risultato, quindi sono spesso via, faccio tanti periodi in giro per il mondo e ultimamente adesso devo partire per un mese o poco più per qualche tappa sia all'estero che in Italia per allenamenti e gare, quindi questo fa parte della mia vita da sportivo. Ma nonostante io sia spesso via, amo rimanere connesso, attaccato, sono molto attaccato alla parte affettiva, no? Quindi a tutto ciò che si crea attorno a Nicola Martinenghi, la persona e non il nuotatore. Non è semplice perché comunque magari capita di essere dalla parte opposta del mondo, c'è di mezzo anche un fuso orario importante, quindi non sempre è facile. Ci fa l'abitudine ovviamente, grazie anche, alla tecnologia si riesce a fare grosse cose, si riesce a mantenere molto bene i rapporti con videochiamate. Però la cosa che a me più interessa non è tanto il fatto di tutti i giorni essere presenti nel vedersi, ma sapere che qualcuno magari ti pensa e che tu pensi a qualcun altro, no? Partendo da un presupposto che io quando sono via, come ho appena detto, non sono uno che scrive tantissimi messaggi, magari sono molto più focus su quello che sto facendo, però di per sé le persone con cui mi sento più spesso sono la fidanzata, gli amici, la famiglia, ma mia mamma è molto più comfort la tecnologia, mio padre ogni tanto alla sera magari è lì col telefono di mia mamma, perché Facebook non vuole i social ma usa quelli di mia mamma, parte, mette le mi piace a caso, fa cose un po' così, però sì sono molto comfy con la tecnologia, allora. Sono presenti sui social, mi ispirano ogni tanto, quindi sono curato a 360 gradi da loro. Per nuoto, allenamenti e gare sono costretto, e mi piace viaggiare tantissimo, fa parte della mia vita viaggiare. Durante tutti i viaggi, allora, la cosa principale che io faccio è dormire probabilmente, perché almeno mi riposo un po', no, però mi piace tanto ascoltare la musica, sicuramente la musica fa parte della mia quotidianità. La mia playlist è una playlist molto varia. Passo da Bocelli a Zucchero a, che ne so, Sfera Ebbasta di turno, ai Simply Red, cioè molto vasta la mia playlist. Proprio perché probabilmente rispecchia un po' la mia personalità, no? Un po' così. E se no mi piace molto guardare film. Ahimè non amo molto leggere, quindi testo molto di più il cinema che il libro. Ma ho finito poco fa The Night Agent, mi sembra che si chiami così, però ne guardo tantissime, cioè ogni tanto magari mi capita di guardare Netflix e riesce Scelti per te, però magari sono cose che ho già visto, no? E neanche mi ricordo di averle già viste. Amo film horror e sono follemente spaventato da guardare film horror, quindi spesso anche quando sono in giro, comunque ovviamente il computer deve essere sempre presente, sennò col telefono perdo le diottrie a guardare tutti i film, no? Il computer me lo porto sempre appresso. Tre film? Allora, se devo fare una classifica dei tre film, allora ti metto Inception, Sinister, romantico non sono troppo da film romantici, però mettiamoci, che ne so, Quasi Amici, dai. Ma il mio feeling con il nuoto non è sempre stato tutto amore, ma è spesso un odio e amore. Io nasco, dai campi da basket in realtà, e poi dopo divento un nuotatore. Il nuoto ho sempre amato, però un po' la solitudine, no? Il fatto che sei da solo in acqua, devi pensare a te stesso, cioè sei un po' immerso nei tuoi pensieri, no? E non solo nell'acqua. E a proposito di acqua, l'acqua ha un ruolo fondamentale per me, perché nel nuoto c'è proprio il fattore acqua, è un qualcosa di unico, cioè la sensibilità che tu hai con l'acqua la prendi difficilmente e la perdi molto facilmente. Questo è il motivo per il quale noi
abbiamo poche vacanze durante l'anno e magari quando fai più di quelle 2 settimane estive ti senti quasi in colpa perché dici ci metterò di più magari a riprendere sensibilità, feeling con l'acqua. Molto spesso mi è capitato di sentire gente che dice che si sente più a suo agio in acqua che fuori, no? Questo forse è un po' troppo, però ogni tanto mi capita anche a me delle giornate dove sto meglio da solo in acqua, nei miei pensieri, rispetto che fuori in mezzo al caos. Ma l'alimentazione, anche questo è ultimamente, negli ultimi anni è diventato un ruolo importantissimo per me. Prima ero, qualche anno fa ero la metà di adesso, sia di chili che di altezza che di tutto il resto, e da un momento all'altro sono esploso fisicamente e ciò comporta anche una maggiore attenzione a tantissime cose, in acqua ai dettagli, un'attenzione maniacale ai dettagli, e fuori dall'acqua invece devo stare attento a molte altre cose, sulla fisioterapia, e l'alimentazione è una di queste cose qua. L'alimentazione è un rapporto per me bellissimo in realtà, perché ho un nutrizionista che mi segue, quindi ho delle impronte da seguire, però diciamo che uno sportivo del mio tipo, nel senso di nuotatore, non magari una persona che deve stare attentissima a proprio al peso anche per delle categorie, nel nuoto non sono categorie di peso, quindi puoi mangiare tanto, quando sono a dieta devo mangiare 3500 calorie, quando sono per dieta ferra, quindi già quello è vuol dire che posso mangiare, bruciamo tante calorie di conseguenza. È un qualcosa di difficile l'alimentazione quando, ritornando al discorso dei viaggi, sei all'estero. Lì facciamo un pochino più fatica perché non sempre trovi delle situazioni ottimali, devi molto spesso adattare a quello che trovi, a quello che c'è. A grandi linee riusciamo più o meno a seguirla, però lì subentra anche un discorso di integrazione, non solo di alimentazione. Riusciamo a tamponare in vari modi. Ma non lo so, se ti parla di junk food, io credo... io sono un amante, follemente amante del McDonald's, quindi cioè, toglimi tutto, ma una volta ogni tot dovrò sempre andarci. Poi io amo la pizza, amo la pasta, ecco, qualsiasi tipo di pasta. Infatti quando Roma è la città peggiore per me, perché sarebbe la fine se abitassi a Roma, no? Però ho sempre avuto un buon rapporto con l'alimentazione.